Bentrovati, bentrovati con ore 13 su Tele4, tra qualche istante parleremo di scuola, vi ricordo però che alle 13.20 c'è il nostro telegiornale in cui parleremo dell'incendio che si è verificato in un ufficio di via Caboto, tra l'altro visibile la colonna di fumo in mezza a Trieste, se ne è occupato Umberto Bosazzi, poi parleremo del tentativo di sabotaggio della trivella con cui si stanno eseguendo i carotaggi per la futura cabinovia in strada del Friuli, se ne è occupato Laura Buccarella e poi lunga, ampia pagina Maltempo a Muggia con Bernardo Gulotta, a Trieste con i danni in città che sono stati invece limitati. Siamo in collegamento invece con Ugo Previti di Will Scuola, buongiorno e bentrovati innanzitutto. Allora adesso alziamo l'audio, forse in mute, adesso lo sentiremo. Previti, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo titolato un po' ironicamente la scuola ha fatto i compiti per le vacanze, questo naturalmente per esemplificare quelli che sono gli interventi necessari per il riavvio dell'anno scolastico su fronti diversi. Un pochino lontani perché ho qualche difficoltà nel collegamento. Adesso la sento benissimo. La sento benissimo. Qual è la situazione della scuola in Friuli Venezia Giulia? Beh, allora la scuola in questi giorni, tra ieri in questi giorni, stanno arrivando nelle scuole i docenti nominati delle GPS. Già sono arrivati quelli di ruolo a tempo indeterminato. Ieri sono arrivati molti, quasi la maggior parte dei precari, la scelta delle scuole, quelle che hanno fatto i primi di giugno. Adesso in questi giorni nei quattro territori, Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone, si sta procedendo alle nomine del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Certo è che, poi magari ne parleremo, manca del personale, mancherà del personale, non riusciremo a coprire tutti i posti con i precari, con i supplenti e siamo in mezzo ai guai. Io ho perso il collegamento. Si vede, sì. Eccolo qua, ripreso, perfetto. Sono un po' telefonino e non riesco a collegarmi bene. Ecco, diceva che ci saranno ovviamente parecchi supplenti nelle scuole, ne parlavamo anche sabato scorso a Sveglia Trieste, perché mi hanno detto anche addetti ai lavori che c'è chi, per esempio, addirittura la cattedra di ruolo, ma rinuncia per esempio a spostarsi perché non ce la fa economicamente. Sì, esatto, esatto. Quello è uno dei tanti motivi, no? Uno non ce la fa economicamente perché gli stipendi sono bassi, ma non solo quelli nella scuola, ma quasi tutti gli stipendi sono bassi, no? In Italia. Per cui quello è un problema. Vivere una persona, oltretutto in graduatoria abbiamo molte persone che vengono da fuori regione, non abbiamo persone che risiedono nella nostra regione, per cui vengono da fuori. E vivere, poter pagare un affitto, mantenere una famiglia, non in questo capoluogo, ma fuori dalla nostra regione, è difficilissimo, per cui molta gente rifiuta. Il problema qual è? Che i docenti e il personale ATA dovrà prendere servizi il 1° settembre e spesso e volentieri, quando dovrebbero prendere servizi il 1° settembre, rifiutano il posto, per cui sicuramente, purtroppo, noi non avremo i primi giorni di settembre quasi tutti una buona parte di organico completo, per cui ci sarà la rincorsa a cercare il supplente anche tramite messa a disposizione. Quindi insomma una situazione complicata che poi però si ripercuote sugli studenti che insomma di anno in anno, certo, si trovano... Ma io devo dire una cosa, ad onore del vero, l'ufficio scolastico sia provinciale che regione, scusatemi... No, però, la sentiamo avanti, sì. Il problema è questo, con l'ufficio scolastico provinciale dei vari territori e regionale stanno lavorando come luglio e agosto, stanno lavorando come matti, sono là sempre a lavorare, a cercare di risolverlo. Oltretutto anche in quegli uffici il personale è ridottissimo, per cui ci sono persone che quasi tutti non hanno preso ferie, per cui luglio e agosto sono là a lavorare per cercare di risolvere i problemi. Il vero problema è a monte. Il Ministero, non, dal mio punto di vista, non garantisce tutto il personale che servirebbe. La direzione regionale e gli uffici scolastici stanno facendo quello che riescono a fare, dando dei posti in deroga, però non si riesce con questi posti, dal mio punto di vista, ad accontentare tutte le scuole, e quello è un problema.
Tra l'altro ha sottolineato l'assessore Rosolen che quest'anno ci sarà un sensibile calo degli studenti effettivamente iscritti, perché in 3 anni in Friuli Venezia Giulia si sono persi 6.000 studenti a seguito del calo demografico. Sì, ecco, questa storia del calo degli studenti, è vero, siamo persi degli studenti, ma gli studenti sono per tutti gli ordini, dall'infanzia alla primaria, dall'infanzia primaria, primo e secondo grado. Per cui, avendo quattro territori vasti, se andiamo a vedere poi nei singoli territori, sono pochi i posti gli alunni che si perdono. Però il problema è che le classi rimangono. Le aule sono quelle. Se un'aula prima aveva 30 alunni, l'anno successivo ne avrà 25, però sempre quell'aula, quella classe c'è, per cui non è un problema di diminuzione degli alunni, è proprio un problema di mancanza di organico, perché se noi diminuiamo gli alunni, sì, è vero, diminuiscono gli alunni, però non è che diminuiscono tutti nell'infanzia o nelle primarie, diminuiscono in tutti gli ordini, e in tutti gli ordini poi sono divisi alle superiori, per le varie classi, per le specializzazioni. Per cui il problema è proprio la classe rimane, se non è 25 sarà 22, oltretutto noi dire, noi come sindacato e come UIL diciamo che vorremmo avere delle classi, a parte che la nostra regione è una regione che dà, ma come tutta Italia, una preparazione d'eccellenza, i nostri insegnanti, il nostro personale è qualificato e sa cosa fa, però se noi avessimo delle classi con 18, 15, 16 alunni, l'offerta formativa potrebbe essere più ricca, si potrebbero seguire in un modo migliore gli alunni, no? Questo è il vero problema. Se no, per cui noi chiediamo la diminuzione degli alunni per classe, cosa che in alcuni casi sta avvenendo, no? Sia naturalmente perché mancano, ma perché la direzione regionale sta cercando di accontentare, perché si rende conto che diminuendo gli alunni si dà una qualità maggiore. Il vero problema è che dal Ministero stanno tagliando. La scuola è un investimento a lungo termine, non è il bancomat del ministero o del governo dove si possono tagliare posti per risparmiare soldi. Nella scuola bisogna investire perché la scuola dà il nostro futuro, dà le nostre eccellenze. Tanto è vero che lo vediamo spesso e volentieri, i nostri ragazzi sono talmente preparati dalle scuole e università che vanno all'estero a lavorare. Le nostre teste, le qualifiche vanno all'estero a lavorare. Questo cosa significa? Che noi prepariamo dei ragazzi in gamba, preparati, che possono affrontare non solo in Italia un lavoro, ma in Europa e nel mondo. Lo vediamo, abbiamo anche delle persone del Friuli Venezia Giulia che sono all'estero e sono dei docenti, dei professionisti, degli ingegneri qualificati che danno una qualifica all'Italia e alla nostra regione. Certo, ecco, volevo chiedere anche un'altra cosa, perché prima si parlava del fatto che, come dire, gli insegnanti magari hanno il posto di ruolo ma non si spostano. Questo però vuole anche dire che magari ci sono anche meno vocazioni, diciamo così, di insegnanti sul nostro territorio, cioè persone del Friuli Venezia Giulia che potrebbero lavorare in Friuli Venezia Giulia, o non è così? No, 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 non è così. Il problema è che bisogna vincere un concorso. Si vince il concorso e si fa. Noi abbiamo i supplenti che lavorano, ma il problema è che manca la materia prima, mancano le persone in graduatoria. Noi avevamo la possibilità di assumere quasi 650 persone in tutti gli ordini di ruolo per quanto riguarda il personale docente. Ne abbiamo assunti quasi 500 perché nelle nostre graduatorie e nei nostri concorsi non sono riusciti, non ci sono. Manca le persone che hanno superato il concorso, manca le persone che sono in graduatoria. Oltretutto, abbiamo anche un problema di numero chiuso delle università. Noi diciamo come UIL che vogliamo le università, specialmente quelle di il TFA, il tirocinio formativo attivo per il sostegno, aperte a tutti. Le università devono aprire, non avere numeri chiusi, ma aprire il numero massimo. Aprire a tutti la possibilità di avere la possibilità di abilitarsi nel TFA per poter insegnare il sostegno. Tanto è vero che le persone che si sono formate, che hanno superato il TFA di sostegno, oggi sono in graduatoria. Oggi sono in graduatoria, scusatemi, ma stanno lavorando, sono passati a tempo indeterminato. Purtroppo, per colpa del numero chiuso, non riusciamo a sistemarli. Anche perché il problema appunto è anche quello degli insegnanti di sostegno, non solo degli insegnanti di Esatto, quello è il materie problema. tradizionali, no?
Per fortuna che abbiamo tanta gente che si mette in graduatoria nelle cosiddette graduatorie incrociate e possono lavorare pur non essendo specializzate. E non bastano nemmeno, quelle persone non riescono a coprire tutti i ragazzini, per coprire tutti i ragazzini diversamente abili. Si ricorre, specialmente all'infanzia e primaria, ma in qualche caso anche al primo e secondo grado, alle messe a disposizione, cioè quelle persone che non essendo nelle graduatorie provinciali e regionali, si rendono disponibili per insegnare. Le chiedo, com'è finita quella vicenda di cui abbiamo riferito ai primi di agosto, che il Ministero diceva i crediti formativi bisognava, diciamo così, recuperarli, concluderli entro la fine di agosto, e questo aveva creato problemi anche nella necessità di rientro in un periodo di vacanza? Allora, beh, siamo al punto di prima, nel senso che molte persone sono riuscite a potersi inserire, e tant'è vero che quelle persone che hanno terminato il TFA sono riusciti a sbloccare la riserva, sono passate a tempo indeterminato, per cui quello, ma il vero problema è che ci sono altri problemi. Quello si è in parte risolto perché le università di Trieste e Udine sono riuscite a laureare, a diplomare, a specializzare le persone, per cui da quel lato siamo riusciti. No, io Però parlavo dei cosiddetti nella corsi di scuola recupero dobbiamo degli far esami a capire settembre. Parlavo dei alla corsi di gente recupero, no? che Che non è chiusa a luglio-agosto, ma in questo momento tutti gli uffici, sia delle segreterie che delle scuole, stanno lavorando a regime pieno. Non c'è un'attività didattica, ma c'è un'attività amministrativa e dei collaboratori scolastici che stanno preparando le aule, che fa paura. Stanno lavorando come matti a personale ridotto perché non hanno potuto, i contratti finiscono a 30 giugno, per cui molte persone sono precarie e non possono più continuare. Per cui abbiamo persone che sono a tempo indeterminato che stanno lavorando a pieno regime. Ripeto, gli uffici scolastici, pur a ranghi ridotti, stanno lavorando. Noi facciamo riunioni col direttore alle 17, alle 15 di pomeriggio per cercare di risolvere questi problemi e cercare di garantire almeno quanto è possibile l'inizio dell'anno scolastico, non dico al 100%, ma all'80%. Certo. No, io mi riferivo ai cosiddetti corsi di recupero, no? Che il Ministero aveva detto bisogna. Allora, i corsi di recupero, ecco, là la legge, i corsi di recupero c'è sempre stata, questa è una vecchia norma, già da 10 anni che esiste, per cui i recuperi si fanno, però per esigenze di organico e tutto, i dirigenti li spostano anche a settembre oppure ad agosto, ma quello è un problema di organizzazione all'interno di ogni istituto scolastico, per cui quel problema non lo vedo tanto, ecco, quel problema è stato in quel periodo, però adesso in molte scuole sono riuscite a terminare gli esami di recupero. Credo che quasi tutte le scuole sono state poche le persone rimandate perché sì, non credo che ci siano tanti ragazzini che hanno perso l'anno scolastico. Gli è stato dato modo di recuperare in estate e cercare di studiare quello che non sono riusciti a fare durante l'anno. Però quel problema si è risolto in un modo egregio, grazie, ripeto, alla professionalità dei docenti e del personale che abbiamo all'interno delle nostre scuole. Certo, in un minuto che anno scolastico sarà a questo punto? L'anno scolastico partiamo con un po' in difficoltà, come dicevo prima, però ritengo che la nostra, ripeto, non voglio elogiare, però sarà un anno difficoltoso con tanti problemi, no? A iniziare dal fatto che noi come UIL scuola non abbiamo firmato un contratto nazionale, per cui non abbiamo firmato il contratto, siamo l'unica organizzazione sindacale che non ha firmato il contratto della scuola, che poi è 19-21, per cui già è scaduto quello che non abbiamo firmato, dovremmo rinnovare il nuovo contratto. Sarà un anno difficoltoso, ma non per colpa del personale, ma per colpa di questa burocrazia che il Ministero sta creando sempre dei posti aggiuntivi, degli incarichi, quando abbiamo già delle persone che svolgono questo lavoro, solo che si danno altri nomi, però la scuola deve essere più frontale. Il docente, il personale ha bisogno di stare in classe e spesso e volentieri è una scuola di burocrazia, di carte, quando veramente il docente vuole stare in classe, vuole stare con i ragazzi, vuole stare a fianco con i ragazzi. Invece purtroppo tocca spesso e volentieri a stare dietro alle carte, alle burocrazie, ai modelli, ai certificati, ai PON, ai progetti e quant'altro. Basterebbe che dessero un po' di mano libera ai docenti per
per poter stare in classe e lavorare con i ragazzi. Grazie a Ugo Previti della Will Scuola e buon lavoro. Grazie a voi, scusate per Grazie. la connessione. Grazie per essere Grazie, buon lavoro a stato voi, a con noi. tutti e un saluto ai telespettatori. Grazie ancora. Allora, appuntamento a fra poco con il telegiornale di Tele4. Tante notizie, restate con noi. Bentrovati, bentrovati con una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Un incendio è scoppiato stamani in via Caboto negli uffici di un cantiere navale, al primo piano di una struttura che ospita anche una carrozzeria e un'officina. La colonna di fumo è stata visibile per parecchio tempo da tutta la città di Trieste. Si è occupato del servizio Umberto Bosazzi. La nuvola di fumo che a metà mattina si intravedeva sovrasnare la grande viabilità lasciava presagire nulla di buono. Per fortuna, mano a mano che ci si avvicinava, la portata di quanto accaduto, pur nella sua indubbia drammaticità, andava ridimensionandosi. La zona via Caboto, la parte più alta. Fra la trattoria al caffè e la filiale della cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia è andato a fuoco l'ufficio del cantiere navale Bonin, al primo piano di una struttura che ospita anche la carrozzeria CVC e l'officina AS. Sul posto, la chiamata risale alle 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti inizialmente con due squadre, l'autobotte, l'autoscale, un totale di 16 uomini. Per allertata anche un'ambulanza del 118. Le operazioni di spegnimento sono iniziate immediatamente, all'interno del locale non vi era nessuno, per cui anche da questo punto di vista in molti hanno tirato un sospiro di sollievo, anche se nessuno ha voluto raccontare ai microfoni quanto successo. Il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito per parecchio tempo, anche perché ad un certo punto il fuoco ha ripreso forza ed in zona è intervenuta un'ulteriore uscita. I locali della carrozzeria e le macchine che vi si trovavano, da una prima ricognizione, non sembrano essere stati raggiunti dalle fiamme. L'officina ha riportato danni lievi alle strutture interne. Restano da stabilire le cause dell'incendio. All'interno dei vani da cui si sarebbe originato, secondo le prime frammentarie testimonianze, si trovava soltanto materiale d'ufficio. Sul posto per regolare il traffico anche la polizia e la polizia locale. Il tratto di via Caboto interessato è stato chiuso al traffico. Il giorno dopo la bomba d'acqua a Muggia si fa il punto della situazione. Chiusa strada per Lazzaretto a causa dei detriti sull'asfalto, chiusa via Pianezzi per un cedimento del manto stradale, diversi negozi che hanno avuto acqua al loro interno, ma fortunatamente senza gravi danni. Il punto con Bernardo Gulotta. Strada chiusa a Pianezzi nel territorio di Muggia a causa delle crepe sull'asfalto provocate dagli smottamenti conseguenti al maltempo di ieri. Chiusa anche la strada che porta a Lazzaretto, poiché è piena di detriti, ghiaia, rami, sassi, ramaglie nella carreggiata. Meno criticità in centro, in via Dante, dove i commercianti hanno riferito che il problema grosso è rappresentato dalle foglie che otturano i tombini. Nonostante ciò, però, c'è chi vede allagarsi il proprio esercizio dall'interno per l'acqua alta che sale attraverso le fughe delle piastrelle. È il bilancio del giorno dopo a Muggia, colpita ieri dell'acquazzone che ha visto nella galleria, nel porto, in via Tonello, la stessa del cedimento del torrente Fugnan e altre vie limitrofe, le situazioni più gravi. Ieri è stata una giornata molto critica perché al di là dei danni che non sono poi enormi perché ci sono stati tantissimi disagi, ma la violenza del nubifragio è stata veramente notevole, tanto è vero che i venti oltre 120 all'ora ma hanno allagato praticamente tutte le parti di Muggia e quello che è rimasto oggi sono tanti detriti, soprattutto su strada per Lazzaretto. E infatti la strada è ancora chiusa perché stamattina si spera entro la mattinata di riuscire a liberare la carreggiata. La chiusura di via Pianezzi è arrivata in mattinata proprio durante il sopralluogo assieme a Polidori. Mi dicono che si chiude, lo comunicano adesso proprio.
pare che sia, diciamo, definitiva la decisione di chiudere la strada. E questo mi preoccupa, per cui adesso vedremo come chiudere e quanto, però effettivamente è un problema. Il bar Albino ieri era finito sott'acqua, una dipendente ci ha riferito che purtroppo con l'acqua alta, nonostante la paratia, capita spesso di vedere situazioni di questo tipo, hanno riferito che non ci sono stati grandi danni ingenti in termini proprio di merce o di attrezzature. Oggi situazione calma in centro, in via Dante non ci sono stati particolari disagi. Le paratie hanno tenuto, le persone erano preparate in diverse situazioni, nonostante l'acqua si sia infiltrata non si sono registrati danni. A seguito delle raffiche di vento di Scirocco, che ieri hanno toccato i 120 km orari durante la bomba d'acqua abbattutosi su Trieste, un grosso ramo di un ginkgo biloba, praticamente pari a un albero di medie dimensioni, si è abbattuto sulla serranda del bar Mag di Piazza Ortis. Fortunatamente in quel momento il locale era chiuso e non passavano persone né autoveicoli. La situazione probabilmente più pericolosa a seguito dell'ondata di maltempo di ieri si è verificata qui in Piazza Ortis, dove un grosso ramo di un ginkgo biloba si è spezzato sotto le raffiche a 120 all'ora di Scirocco ed è finito contro la serranda del caffè Mag, per fortuna in quel momento chiuso. L'albero è caduto sulla serranda e ha distrutto praticamente tutto quello che ha incontrato. Purtroppo, insomma, non possiamo recuperare quella, ma per fortuna, insomma, non c'era nessuno perché noi eravamo chiusi e quindi poteva andare molto peggio, ecco, le cose si riparano, se era la testa di qualcuno era un po' peggio, però sì, era molto impressionante ieri lo spettacolo, perché sì, poteva essere una tragedia sul serio, è andata così. Il grosso ramo, paragonabile a un tronco d'albero di medie dimensioni, prima di finire sulla serranda del bar Mag e invadere la carreggiata, ha sfondato la recinzione in alluminio del giardino. Fortunatamente non c'era nessun passante né automobilista di passaggio in quel momento. Gran lavoro per tutto il corso della mattinata delle ditte che lavorano in appalto per il comune di Trieste per la potatura delle chiome pericolanti e l'asporto dei tronconi d'albero. Il tutto sotto l'occhio vigile del sindaco di piazza, che stamani ha fatto un lungo sopralluogo itinerante in una serie di zone della città in cui il maltempo ha provocato danni. Allora, questa mattina in diretta nel corso di Sveglia Trieste abbiamo sentito il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che, come detto, questa mattina ha fatto un po' il giro della città per capire dove vi fossero stati danni, comunque c'è da dire limitati a Trieste. Lo sentiamo. Sindaco Di Piazza, il giorno dopo l'ondata di maltempo, qual è la situazione a Trieste? Beh, intanto ringrazio tutte le forze dell'ordine di Trieste, i vigili del fuoco, che sicuramente si sono impegnati. Grazie a questo e grazie alla manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra città, a parte qualche albero, uno in Piazza Ortis, uno in salita Promontorio e qualche altra cosa, non abbiamo avuto i danni che siamo abituati a vedere, caro Marco, alla televisione quando vediamo altre parti del nostro paese e dell'Europa. Trieste ha subito una bomba d'acqua violentissima, però come puoi vedere, girati, danni pochi e quasi niente. Questo vuol dire che prevenire è meglio che curare, nel senso che facendo sempre la manutenzione ordinaria, tenendo sempre, ti ricordo via Carducci, ti ricordo Roiano, cioè i famosi torrenti interrati, Barcola, abbiamo tolto 150 ettari di detriti e oggi si vedono i risultati. Lei diceva comunque dobbiamo leccarci le ferite perché c'era una situazione comunque quasi mai vista a livello di acqua che scendeva dai pendii. Beh, io non ho mai visto una quantità d'acqua come ieri, non ho mai visto a Trieste. Ieri ero in Piazza della Borsa quando è successo lì attorno alla mezzogiorno e mezza, era una roba incredibile, ho detto mamma mia cosa succederà. E sappiamo cosa è successo in altre parti d'Italia, perché frane, di tutto e di più, e invece noi oggi siamo nella normalità. Ripeto, e ringrazio le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.
Sono continuati per tutta la notte gli interventi riconducibili alla forte ondata di maltempo di ieri dei vigili del fuoco del comando di Trieste. Al cambio turno di questa mattina le chiamate in coda erano ancora una cinquantina. Per questo motivo sono stati trattenuti in servizio 15 pompieri smontanti dal turno notturno. Salvo ulteriori ondate di maltempo con conseguenti nuove chiamate, si prevede da parte della sala operativa della polizia delle squadre di pompieri di far fronte alle richieste in coda nella giornata odierna. C'è poi da dire che i pompieri hanno avuto il loro bel da fare anche in via Caboto con l'incendio dell'ufficio del cantiere navale che abbiamo visto ai servizi in apertura, quindi insomma anche per loro le cose si sono complicate ulteriormente. Sentiamo invece la polizia locale dalla sala operativa per capire anche dal loro punto di vista quella che è la situazione, eventuali ancora problemi, disagi sulle strade. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, dicevo, ancora problemi su alcune strade, qual è la situazione del day after, il maltempo, con l'ispettore capo Lionello Schillani? Sì, allora confermo quanto detto da lei poc'anzi, anche come i vigili del fuoco, anche noi siamo ancora a far fronte alle richieste della giornata di ieri. Questa mattina pian piano abbiamo evaso le richieste, ma abbiamo ancora alcune in coda. Naturalmente per quanto la viabilità, che interessa di più la cittadinanza, in questo momento la via Caboto, interessata dall'incendio, è chiusa tra la via Pigafetta e la via Herrera. Ci sono le nostre pattuglie che stanno facendo deviazioni in atto, quindi ripeto, la via Caboto al momento non è transitabile fra la Pigafetta e la via Herrera. Inoltre verso le ore 13 si è verificato un incidente sulla via Rossetti, la terza via dell'Eremo, con feriti ma lievi, nulla di grave, però ha creato dei rallentamenti e la chiusura della via Rossetti. Adesso la via Rossetti è stata riaperta, si transita però con difficoltà, ci sono ancora i mezzi incidentati, quindi si transita su una corsia, ci sono rallentamenti in tutta la zona. E altre cose particolari non ci sono, siamo ancora impegnati nelle varie zone per quanto riguarda il maltempo, soprattutto sulle alberature laterali che possono creare dei problemi. Stiamo facendo le verifiche, ultimamente ai vigili del fuoco e ai colleghi del verde pubblico. Man mano facciamo fronte alle richieste che stanno giungendo qui in sala. Dal punto di vista del traffico, a parte queste due vie, il resto del traffico è abbastanza scarso e scorrevole su tutta la rete viaria. Con questo restituirei la linea. Grazie ancora all'ispettore capo Schillani. C'è stata una notizia sconcertante questa mattina, ovvero un tentativo di sabotaggio della trivella posizionata in strada del Friuli, dove oggi, già di mattina, dovevano iniziare l'opera di carotaggio, le trivellazioni sul sedime dei tratti interessati dai futuri piloni della cabinovia. Sentiamo come è andata. Ignoti pare abbiano reciso un cavo della particolare attrezzatura. Sul posto per noi c'era Laura Bucarella, che da pochissimo ha finito di montare il servizio. Carotaggi senza pace in strada del Friuli per la costruzione della cabinovia. Dopo le difficoltà all'avvio dei lavori causate dal maltempo di ieri, questa mattina ignoti hanno tagliato il tubo di gomma che collega il macchinario per le trivellazioni a una cisterna d'acqua. A scoprire il sabotaggio sono stati i tecnici della ditta incaricata, giunti sul posto alle 7:30 del mattino per sistemare le macchine. I lavori si sono subito interrotti quando gli operai si sono accorti che il lungo tubo di gomma necessario al raffreddamento durante il carotaggio era tranciato in più punti lungo la grande curva. A quel punto è stata chiamata la polizia e gli agenti della Digos hanno raccolto alcune testimonianze. In breve il tubo è stato sostituito e le trivellazioni hanno avuto inizio. Sul posto c'erano anche alcuni residenti ed esponenti del comitato Novo Via, che hanno manifestato come sempre la loro opposizione all'opera, ma che hanno anche preso le distanze dal gesto del sabotaggio, così come ha fatto la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino, che però lo ha definito un segno di un clima teso. Sicuramente no, non è un gesto da farsi, non è un atto bellissimo, però è un sentore della frustrazione e dell'esasperazione a cui è stata portata la cittadinanza, che si sta opponendo in ogni modo nelle sedi legali, ma con enormi rallentamenti. E in una giornata come ieri, con quell'uragano che c'è stato intorno a mezzogiorno, ha fatto vedere quanto questo clima anche possa far vedere tutte le difficoltà di un'opera che è
inutile, che è impattante. I lavori erano stati interrotti ieri, siamo esattamente nel punto che si vedeva in un filmato, era ieri completamente allagato. Speravamo che questa fosse una delle prove in più che facesse aprire gli occhi all'amministrazione rispetto all'infattibilità di questo progetto. Poco dopo, nuovo intoppo e sondaggi preliminari. Due tecnici a Cega Sera sono giunti in strada del Friuli per avvisare i lavoratori della possibile presenza di cavi dell'alta tensione proprio nel punto in cui stavano scavando, considerata la vicinanza della cabina elettrica. Dopo una breve consultazione delle mappe è stato verificato che i lavori stavano procedendo in sicurezza. Indagini sono in corso da parte della Digos per individuare gli autori del tentato sabotaggio. Ci spostiamo tra la costiera e la baia di Sistiana per parlare della gestione futura di queste aree balneari. Lo ha fatto Bernardo Gulotta con il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovez. La baia di Sistiana, ma anche la costa e la costiera, quindi le aree meno accessibili del nostro mare, il villaggio del pescatore e il porticciolo di Duino, sono tutte delle chicche che però da troppi anni, direi da troppi decenni, vengono lasciate un po' al caso. Con agosto che volge al termine, poco meno di un mese d'estate ancora a disposizione, il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovez, guarda già al lavoro da fare per i prossimi anni in chiave balneare turistica. La baia di Sistiana, la costiera, così come il villaggio del pescatore, secondo il sindaco, dovranno essere interessate da un serio progetto di coordinamento di lunga durata. Ogni anno, difatti, alle porte dell'estate emerge il problema della gestione dei chioschi, delle spiagge, dei posteggi, con soluzioni che ogni tanto arrivano anche tardi rispetto all'avvio della fruizione da parte dei bagnanti degli spazi a mare. Sarà da prendere in mano tutto il sistema e gestirlo in una maniera definitiva e programmata, onde evitare disservizi, ha incalzato il sindaco. Ci si sveglia a estate quasi inoltrata, vengono ricercati i gestori provvisori di parcheggi, di chioschi, di stabilimenti e nessuno poi vede le cose a 1, 2, 3, 10, 15 anni più avanti. Ci vuole un progetto che sia coerente con tutta l'area, che permetta degli investimenti, perché senza investimenti privati oggi non si sviluppa nulla, per dar decenza a quelle che sono delle vere e proprie perle. Siamo seduti su una miniera d'oro sotto tanti aspetti, come paesaggio, come cultura, come storia, e cerchiamo di sfruttare queste nostre miniere. Proseguiamo con la Triestina. Lunedì 4 settembre l'esordio a Rocco con il Trento, ci avviciniamo. In quella giornata, in quella serata, partirà anche la stagione del Caffè dello Sport, come sempre alle 21.05 su Tele4. Ieri abbiamo fatto il punto della situazione in casa Unione con il telecronista Walter Topan. Ormai abbiamo un'idea chiara, i tre là davanti, l'1-2 del 4-3-1-2 di Tesser sarà probabilmente con El Azraq rifinitore alle spalle di Lescano e Redan, quindi una grande certezza per questa categoria, Facundo Lescano, e due incognite però molto molto interessanti e promettenti, il trequartista El Azraq, che è partito in prova in questa preparazione estiva e poi è stato contrattualizzato e quindi si è inserito nel contesto dell'Alabarda, e Deshaun Redan, lui sembrava già pronto dall'inizio. Sono entrambi giocatori con un pedigree importante, hanno entrambi attraversato settori giovanili importantissimi a livello internazionale, come quello dell'Ajax, come quello del Chelsea per quanto riguarda Redan. Quindi quella probabilmente sarà la triade d'attacco. C'è molta scelta a centrocampo, ci saranno delle gerarchie da stabilire in difesa, perché abbiamo visto ruotare sia i terzini sia i centrali. Esordio con il Trento, squadra con cui la Triestina però nelle ultime stagioni non ha mai vinto, quindi occhio. Sì, Trento che è tornato tra i professionisti nell'estate del 2021 e la Triestina gli ha dato il benvenuto in quell'occasione, perché fu il primo impegno della stagione con la Triestina di Bucchi, che però perse in Coppa contro il Trento al Rocco nella gara d'esordio stagionale. Poi altri quattro confronti in campionato, la Triestina non è mai riuscita a battere i gialloblu trentini, che ripartono da un'ossatura di squadra molto solida. Se vi ricordate, vinse qui a Trieste a fine gennaio e fu la partita che era, se non sbaglio, la quinta vittoria consecutiva del Trento, e la partita in cui Pavanel gettò la spugna e diede le dimissioni, no? Certo. Poi il Trento ha rallentato un po' il ritmo, si è salvato con un po' di fatica nelle ultime giornate, ma appunto riparte da quell'ossatura lì. Tra l'altro
curiosità tattica, dovrebbe essere lo stesso abito tattico della Triestina. Sarà quindi una partita a scacchi, a specchio, 4-3-1-2, con probabile coppia d'attacco croata Leon Šipoš e Tomi Petrovic, ex Pordenone, uno dei giocatori diciamo rimasti liberi dopo la mancata iscrizione dei Ramarri. Allora, la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia per oggi e per i prossimi giorni: cielo da nuvoloso a coperto, durante la giornata di oggi possibili rovesci e temporali sparsi, le fasi di pioggia saranno alternate a pause asciutte, scrive l'Osber Arpa nelle previsioni, che potranno essere anche lunghe. Dal pomeriggio sulla costa soffierà bora moderata, che perdurerà anche nella giornata di domani, in cui saranno possibili piogge moderate o deboli, ancora con raffiche sostenute di bora. Quindi cambia completamente il vento rispetto all'ondata di maltempo caratterizzata dallo scirocco. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Appuntamento a questa sera alle 19:30 con il TG della Sera. Restate con noi, restate su Tele4.